Abbiamo ascoltato le ragioni del Partito Democratico, che ha addirittura anche manifestato fuori dal Teatro Sociale. Allora, al centro lei, sindaco, lo sa, la giunta che dovrà, insomma, prendere una forma 9, in questa sede l'aumento dello stipendio. Lei cosa risponde? Ma basta con questa storia veramente stucchevole. Diciamo la verità una volta ai cittadini. Allora, innanzitutto la giunta, è vero, andrà a 9, ma con due assessori che lavorano, quindi costeranno come uno. Ne prendo due al prezzo di uno, ed è come se fosse a 8. Io non ho il portavoce, 70.000 euro lordi l'anno, qualcuno ce l'aveva, io non ce l'ho, quindi il costo totale è sempre più basso. Questo aumento l'ha deciso lo Stato, legge del Partito Democratico, poi vengono qua e non votano a favore, ma è una legge che ci siamo trovati tutti i comuni italiani e tutti i sindaci, non io, sui giornali locali, non su tutti, su alcuni giornali locali, uno in particolare, viene sempre fuori che io mi aumento lo stipendio. Primo, non me lo aumento io, secondo è tutti i sindaci, si applica semplicemente una legge. Noi oltretutto, non avendoci aumentato lo stipendio allora di quanto avrei potuto, ma un po' meno, ne prendo anche meno, ma va bene così, io sono contento di quello che prendo, ci mancherebbe altro, però è una legge dello Stato che non incide minimamente sui fondi comunali, soldi che arrivano dallo Stato e che sei obbligato a usare per quel motivo lì. Allora, senta, le hanno chiesto magari anche di devolvere una parte di questo aumento per le persone più in difficoltà o per dei servizi essenziali, lei cosa risponde? Sono cose che ognuno fa con la sua coscienza. Io credo di aver dimostrato nel corso degli anni di non avere niente da imparare in questo campo, ma non l'ho mai sbandierato e non intendo nemmeno mettere una regola, ognuno fa quello che vuole, farà quello che vuole. Noi sicuramente non abbiamo mai fatto mancare l'aiuto neanche adesso e credetemi, se non c'è un centesimo di rimborso che abbiamo mai chiesto, andiamo in giro con i soldi nostri, ma lo vedete l'assessore la settimana scorsa, io lasciamo perdere, quello che facciamo noi è semplicemente il normale, ma credeteci veramente che è una speculazione. Io dico una cosa, amici Biellesi, se dopo 2 anni e mezzo ancora mi vengono a trovare da dire su quello, significa che il resto va bene, è un problema loro, non un problema mio.